Per chi ci ha seguito, voi sapete che c'è un momento nel quale c'è la sintesi dei lavori di gruppo. Io mi permetto di farla a nome di tutti quelli che hanno partecipato. Una partecipante, Daniele in particolare, ci ha abituato a rispettare, elencando proprio i nomi di tutte le persone che hanno dato un contributo. Non lo potremo fare per tutti, però credo che sia doveroso, almeno in questa sede, visto che parlerò al plurale, questo plurale è fatto di diverse persone. Oltre all'assessore Sergio, che già avete modo di vedere, ci sono tantissimi funzionari dell'ente pubblico che hanno collaborato, contribuito e arricchito questo lavoro, dedicando non solo il proprio tempo, ma anche la propria competenza per meglio comprendere e supportare con dati tecnici e informazioni il contributo che è uscito. Marco è il primo collega che ringraziamo, ci sono tutte le colleghe del settore, colleghe e colleghi del settore pianificazione e dell'amministrazione tutta. A loro mi permetto di fare comunque un applauso per l'impegno. Ok, la presentazione sarà abbastanza sintetica, ovviamente per dedicare più tempo alla parte degli speaker, che sono arrivati comunque numerosi. L'intenzione non è quello di semplificare eccessivamente il contributo, che è corposo e anche molto sostanzioso, quanto piuttosto quello di condividere un indice di quelli che sono i temi che sono usciti, in modo da avere un po' sotto controllo tutto l'aspetto. C'era un motivo per cui stava lì. Bene, per avere sotto controllo l'indice di tutte le questioni che sono uscite con un ordine anche delle priorità. Se avete visto il report e la trascrizione, bene o male fedele, di tutti i post, contributi pervenuti, quello che andremo a vedere oggi è proprio questa cornice di temi. Qualcuno di voi ha chiesto: ma come faremo a mettere in evidenza tutto quello che è uscito, visto che è così tanto? Il compito di questa sintesi è proprio questo: mettere in evidenza bene tutti i passaggi sostanziali che hanno caratterizzato questo lavoro. Visto che c'è anche diverse persone nuove, faremo come al solito una piccola premessa, un piccolo inciso su quello che è il percorso, in modo che tutti siano allo stesso livello di cornice, di percorso di riferimento. Come sapete, il processo, ve l'hanno già detto prima i colleghi, è diviso in due fasi. Noi stiamo esaurendo la prima fase. La prima fase ha come nocciolo e come questione principale l'analisi. Con questo percorso abbiamo dato un contributo a tutto l'apparato analitico, che nel nostro caso esplora anche già alcune progettualità e piste, diciamo, di piano. Ma la parte sostanziale è proprio il dare un contributo in termini di costruzione di senso, significati e valori condivisi. La seconda fase sarà caratterizzata sempre da laboratori o da workshop, non avranno lo stesso ritmo con cui ci siamo visti adesso, però anche loro saranno caratterizzati da alcuni elementi comuni rispetto al metodo che avete visto adottato fino ad oggi. Le questioni di metodo che ci accompagneranno sono proprio queste. Abbiamo in questa fase tenuto la barra ferma, nonostante diverse sollecitazioni, su alcuni passaggi. Innanzitutto c'è sempre un ciclo temporale, 3 mesi. Anche per la seconda parte noi definiremo e battezzeremo un ciclo temporale, sapremo l'inizio e la fine del percorso di redazione del piano e l'accompagnamento, quanto durerà e come si inserirà in quel percorso. Un ritmo, adesso ci siamo sempre visti ogni 15 giorni, non faremo altrettanto nel prossimo anno perché c'è un pochino più, cioè, è un po' più fluido, diciamo, il lavoro di redazione, però definiremo un ritmo, una volta al mese, una volta ogni mese e mezzo, ogni 6 settimane, stabiliremo un ritmo col quale accompagnare la redazione del piano. Rimarranno sempre attivi i canali plurimi che abbiamo utilizzato, eventualmente ne inseriremo anche di nuovi, però questi sono i due aspetti principali. La struttura, in questo caso avevamo dei laboratori tematici, c'era la facilitazione e la sintesi sempre finale. Anche nel prossimo percorso, quindi nella seconda fase, ci saranno questi elementi, degli incontri di carattere laboratoriale, dove l'oggetto non sarà più l'analisi, ma gli scenari progettuali. La facilitazione, che sarà leggermente diversa perché è meno complessa rispetto adesso, ma sarà comunque presente, e la sintesi, sarà una sintesi non di contributo, ma in questo caso di valutazione, in che modo i contributi di questa fase stanno entrando nel piano e che impatto potrebbero produrre nelle trasformazioni future della città e in quello che è il futuro di vita di questa comunità. Opzioni. Anche in questo percorso abbiamo esercitato delle opzioni. A seconda degli stimoli propositivi che sono usciti, abbiamo attivato incontri in più, attivato modalità in più,
fatto in modo che fosse un percorso costruito anche grazie al contributo di chi ha voluto in un qualche modo dare delle indicazioni di approccio, di metodo e di opportunità. L'incontro con i commercianti è nato su segnalazione di alcuni commercianti stessi, oltre che dell'assessore, perché non li avevamo considerati rispetto alla scelta del sabato mattina, loro sono al lavoro e di conseguenza li abbiamo recuperati dopo. Gli stessi ragazzi ci hanno fatto notare che a scuola non è arrivata in maniera così convincente l'informazione, e che hanno voglia comunque di esprimere la loro, di dedicare dei momenti più specifici anche al contributo di chi si esprime per il punto di vista dei giovani. Lo stesso modo il Consiglio Comunale dei Ragazzi e gli anziani. I canali plurimi, abbiamo esercitato tutta la parte web, la corrispondenza e il dialogo, c'è anche la parte in loco, quindi di andare in piazza o sul territorio per rendere evidente non solo questa fase, ma nella seconda anche la parte più propositiva e di contributo al progetto di piano. Abbiamo iniziato anche raccontandovi il metodo, questo è l'approccio bene o male classico, quello che abbiamo cercato di fare è quest'altro tipo di approccio. Tanti diversi, non siamo tutti della stessa razza, per ricordare comunque l'esempio della foto, eravamo tutti con competenze diverse, abilità differenti, informazioni di partenza disomogenee l'uno rispetto all'altro. Queste sono variabili che fanno parte del paesaggio di questo percorso e sono variabili che hanno contribuito anche a migliorarlo. Chi aveva un linguaggio non tecnico ci ha invitato ad essere più comprensibili nella comunicazione e a lavorare meglio su quello che sarà poi la trasmissione del piano. Sono tantissime le persone che hanno dato il loro contributo in varia forma, di sotto vedete una mostra di chi ci ha messo la faccia in questo percorso, abbiamo voluto dedicare alcuni frame agli esempi più significativi anche per rendere conto della dinamica e del tipo di dibattito che è in percorso, invitiamo dopo a chi era presente o chi si è aggiunto dopo di lasciare anche un commento direttamente sopra la propria foto o su un altro post-it perché ormai ci siamo abituati rispetto a come è andato questo percorso e a quelle che sono le sue aspirazioni rispetto alla seconda fase. Ringraziamo, ha già ringraziato l'assessore prima, ragazzi, giovani e anziani che hanno dato il loro contributo e che abbiamo recuperato strada facendo e che vorremmo coinvolgere in maniera ancora più attiva nella seconda fase. L'esito o comunque l'elemento principale di questa prima fase del percorso è proprio questo quadro conoscitivo comune. Avevamo tre blocchi, l'analisi socio-economica, l'analisi preliminare urbanistica e ambientale e questa analisi esplorativa che abbiamo condotto insieme. Abbiamo ribadito in ogni incontro, lo ribadiamo con ancora maggiore convinzione, supporto e solidità adesso, uscirà un testo unico, quindi un unico documento con pari dignità ad ogni contributo raccolto. I diversi temi li avete elencati anche nel fronte di questa piccola brochure che avete, sostenibile, mobile, accogliente, resiliente, trasparente e la declinazione che abbiamo dato rispetto a ogni singolo tematismo. Una declinazione che vi ricordo non è uscita in maniera arbitraria, ma è figlia del primo simposio rispetto alle suggestioni che sono state raccolte nell'occasione del 15 settembre. Tutto questo materiale entrerà all'interno di questa analisi che abbiamo appunto chiamato esplorativa. Le condizioni che hanno garantito che il contributo fosse di qualità sono le seguenti: l'apertura al dialogo, il rispetto per il punto di vista altrui anche se diverso, devo dire che non è mai mancato all'interno dei gruppi. La disponibilità al lavoro di gruppi, anche quando era fastidioso concentrare in un fogliettino che è poco più di 5 cm le proprie idee e le proprie aspirazioni per il futuro. L'individuazione collettiva dei temi, durante lo scambio di email avete sempre in un qualche modo suggerito anche di tarare meglio alcuni temi, alcune parole e alcuni passaggi. La strutturazione della discussione sempre con temi, a volte anche con delle domande guida, e la sintesi delle convergenze e delle divergenze. Il confronto è avvenuto sempre su proposte argomentate, indipendentemente dal proponente. Qualcuno all'inizio diceva, ma io sono... Ci interessa il nome di battesimo, Maria piuttosto che Grazia, piuttosto che Luciano, l'ente di provenienza, la realtà rappresentata, sì, fa parte del pacchetto completo, ma che quella proposta esca da quel soggetto in questo caso era abbastanza indifferente, perché veniva messa sul piatto e discussa da tutti, digerita da tutti e consegnata come risultato di tutti.
Sì, ai diversi punti di vista vanno bene tutte le differenze, no alle posizioni. E per posizioni intendiamo questo, perché fino ad ora non si è mai visto, perché in passato è sempre successo, perché non capiterà mai, perché è sempre stato così, perché lo dico io o perché lo raccontava lui, perché no, perché sì, perché qui è impossibile, anche se là è probabile. Tutte le volte che all'interno dei gruppi sono usciti queste come motivazioni, altri partecipanti hanno invitato a ragionare un pochino meglio e a individuare argomenti e motivazioni di carattere qualitativo, affinché non fosse una posizione ma proprio un argomento. Come abbiamo costruito questo esito? Siamo partiti dai post-it 953, sintesi all'interno dei lavori di gruppo, fino ad arrivare alla redazione di un documento che, nella fase di sintesi, se vi ricordate, era articolato con i quattro, diciamo, gruppi di lavoro ben in evidenza e distinte per ciascuno di essi tutto ciò che era la parte di sapere da condividere o da costruire, le provocazioni, le domande per la città, le opportunità o le criticità rilevate, tutto ciò che era percezione, fruizione, luoghi e significati. Un retro di questo foglio era dedicato agli obiettivi più di carattere generale, quelli di carattere specifico, le convergenze e le divergenze e le idee. Tutta la parte dedicata alle idee per lo più è arrivata sia nei gruppi ma anche via mail. Abbiamo in questo senso messo in evidenza come contributo a parte, in modo che fosse distinto ciò che era la base conoscitiva che stavamo costruendo o le piste di lavoro che stavamo condividendo rispetto a delle proposte più di carattere puntuale. Per fare sintesi abbiamo separato di volta in volta l'essenziale da quello che era accidentale. In alcune volte abbiamo si sono esauriti lungo il percorso alcuni commenti, alcuni argomenti e alcune proposte, perché magari erano nate di pancia, di spunto, di impulso. Li abbiamo comunque tenuti come traccia, quindi il report, che è la trascrizione, quindi quel documento di 100 pagine, ormai tiene conto di tutto e non ha fatto filtro. Per arrivare a sintesi abbiamo in un qualche modo cercato di rincorrere quelli che erano gli argomenti che davano valore a più proposte, tutto ciò che poteva essere considerato strutturale ed essenziale. A volte tutta la componente accidentale ha reso un pochino più colorato e arricchito la parte sostanziale ed essenziale. Soltanto si è creata una gerarchia rispetto a quello che è proposta o argomento. Abbiamo messo in evidenza tutto ciò che era la complessità, quindi quella trama del ragionamento, quella griglia di riferimento che ci aiutava a leggere che non siamo il singolo all'interno di un contesto, ma sono tanti punti di vista che contribuiscono ad arricchire, a volte a complicare, una società e una città che di base comunque, almeno qua, è stata riconosciuta come già abbastanza facile. Ora è un po' più ricca di diversità. Abbiamo individuato gli aspetti operabili, c'è una distinzione all'interno del materiale rispetto a quello che sono delle modalità, quindi opero attraverso un modo o quello che è proprio un'operazione sul territorio. Le modalità ci permettono di tarare anche meglio non solo questo percorso ma anche la redazione del piano per il prossimo anno. Gli aspetti invece più operabili, quelli che possono tradursi in piste di lavoro, in piste per il progetto o piste di carattere analitico, entrano a piedi pari proprio all'interno di questo testo unico. Quello che abbiamo cercato anche di fare con questa sintesi è di sostenere questo processo di costruzione di quello che sarà uno scenario progettuale. La parte interessante dello scambio di mail è questa che abbiamo chiamato manutenzione delle parole. Spesso e volentieri le mail contenevano espressioni del tipo sì, ho detto quello, pensandoci bene forse è meglio cambiarlo così. Quindi alla parola, ad esempio, rischio naturale, qualcuno ha abbinato la cultura del rischio naturale. Alla parola identità, qualcuno ha abbinato la parola palinsesto, non è un'unica identità, ma tante identità, che danno struttura a un'immagine della città. Il paesaggio sociale, si è parlato sempre di paesaggio urbano, paesaggio socio-economico, qualcuno ha detto c'è anche un paesaggio tipicamente sociale che va messo in evidenza. La comunità si è declinata in tanti modi ed è uscita anche la parola potenziale di comunità, che in effetti traduce bene tutta l'attenzione a rendere la comunità una parte attiva anche nella sua dimensione di quartiere, di via, strutturata con non soltanto residenze ma servizi, dotazioni e opportunità di incontro.
il rendimento sociale dello spazio pubblico è uscita in varie forme, il tema dello spazio pubblico, al fatto che deve essere uno spazio discorsivo, ricco di opportunità, carico anche di speranze e che possa garantire alla società il fatto di essere sempre più comunità, quindi con un suo rendimento tipico. Un altro aspetto che è uscito più volte, la temporaneità e permanenza degli usi, così come la temporaneità di temi e luoghi. Il tempo, che è uno degli elementi più frequenti nella parte di discussione, ha ceduto poi il posto alla parola ritmo, quindi un ritmo più che una velocità. C'era l'intenzione di ragionare sulla città veloce, sulla città lenta, quale delle due preferibile. A un certo punto la discussione è proprio comparsa, è una città che deve avere il suo ritmo, quindi adattabile anche come ritmo a quello che sono le varie dinamiche. Il presidio, la custodia e lo scambio attivo, così come la corresponsabilità, la reciprocità e la flessibilità rientrano tra le modalità, tra quello che prima abbiamo elencato come modalità. E ci sono alcune ricorrenze motivate. L'esercizio utile dei post-it anche è stato quello di trovare all'interno di tutti quali parole ricorrevano un po' di più o comunque con più frequenza e in che modo venissero declinate. Ne abbiamo trovate due che erano perennemente presenti. Rete, su 953 post-it, 215 contengono in varie forme la parola rete. Rete di informazioni, rete di persone, rete di risorse, rete di opportunità, reti territoriali, reti intesi come collegamento, questa parola è uscita più o meno in tutte le salse e tutte le volte con una motivazione sempre più forte e sempre più strutturata nei passaggi successivi. L'altra parola, l'abbiamo già anticipata, tempo. Sembra essere un piano che parla più che di luoghi che di spazi, che possa parlare del tempo, il fatto che un uso sia flessibile nel tempo, il fatto che ci sia l'opportunità nel tempo di attivare determinate dinamiche, il fatto che ci sia l'opportunità di diluire nel tempo determinate altre dinamiche. Questa parola è uscita con più o meno la stessa ricorrenza di quella precedente, 201 post-it su 953. La sintesi che avete è una sintesi estrema che ci ha portato via, ci ha richiesto l'attenzione e il tempo di diversi giorni e diverse maturazioni. La vedete come la prima pagina all'interno di questa brochure. Tenete conto che lo scopo di questo indice non è selezionare, ma è proprio quello di raccontare la cornice all'interno del quale tutti i contributi trovano un loro posto. È organizzata per questioni chiave, che sono quelle che ci hanno accompagnato proprio nell'affrontare i singoli temi nei laboratori. Ci sono i principi e i valori, o quelli che possono essere assunti tali. Vi leggo il primo, ad esempio quello per la parola sostenibile, la corresponsabilità e la reciprocità, la vivibilità e l'abitabilità, la frugalità e la semplicità, comunione di intenti e risorse, l'urbanità, la flessibilità operativa, anche la perequazione, la coerenza estetica, la cultura del rischio naturale, la fruibilità consapevole. Non sto a leggervi tutti, tengono traccia di quelle parole, di quell'elenco che prima, di quelle espressioni sui quali prima abbiamo operato questa manutenzione insieme con questo scambio e in un qualche modo sono 10 per 5, sono 50 espressioni rispetto alle quali potremo collocare con molta tranquillità tutti i contributi che sono usciti. Poi c'è una sintesi molto densa, quindi sono delle caselle molto dense di significati, di contenuti e di concetti. Ne abbiamo elencati tre, che poi sono tre multipli tra di loro, perché all'interno di una frase prendiamo quello accogliente. Fondare la convivenza sull'integrazione tra i luoghi del fare esperienza di sé, dei saperi, delle competenze, della pratica in gruppo, del mutuo aiuto, della formazione, del lavoro, della progettazione e collaborazione. Sviluppare la rete tra gli spazi comuni, angoli di città, capace di aumentare la percezione e comprensione delle diversità. Questo è uno. All'interno di questo pensiero possiamo esploderlo in almeno altri 10, 15, 20 concetti. Quindi lo scopo è quello di creare una griglia all'interno dei quali possiamo tenere traccia, spunto e radice di tutti i contributi emersi. Abbiamo provato anche a elencarli individuando delle affinità, che abbiamo trovato questi tre chiavi di lettura per quello che possiamo intendere come indicazioni per il piano e criteri. Tutto ciò che è legato al connettere e al destinare,
all'abitare e all'animare e al custodire, all'abitare e al convivere. Sono tre, diciamo, macro aspetti che raccolgono tutte le indicazioni e i criteri che sono usciti all'interno dei gruppi. In basso, per una città ad alto contenuto tecnologico, siamo partiti con uno spunto legato al termine smart e a ciò che ci si aspetta per quello che è una città smart. Avete elencato diverse proposte, diversi stimoli su questo aspetto. Ci siamo permessi di mettere in evidenza anche qui tre più ricorrenti per ogni tema, in modo da avere anche questa dimensione bene in evidenza all'interno del dibattito. Perché un quadro conoscitivo che è anche testo unico prima di una visione, idea, scelta di città? Questa è una domanda che è stata fatta internamente, esternamente, altrove, dappertutto. Spesso e volentieri il piano inizia già con una direttiva, con una direzione, con quella che qualcuno chiama visione, con quello che qualcuno chiama scelta politica, con quello che qualcuno chiama idea. In questo caso si parte prima con il quadro conoscitivo, subito dopo arriva l'atto, diciamo, di decisione politico di partenza, che è la direttiva del piano, le direttive del piano. Vorremmo con questa slide mettere ben in evidenza il perché di questo prima, il significato di questo prima. Il primo lo faccio sempre con una vignetta, perché è abbastanza... Lasciate stare i termini che vengono qua declinati, perché sono tipici di un'azienda, però vanno bene anche per... La prima vignetta. Cosa il cliente dichiara di volere? Possiamo sostituire la parola cliente e la parola amministrazione. Cosa l'amministrazione vorrebbe per la sua città o immagina sia la scelta giusta per la sua città? Cosa il capo progetto, in questo caso il progettista, capì? Come lo progettò l'analista? Cosa programmò il programmatore? Cosa definì il consulente? Come il progetto fu documentato? Cosa fu installato? Cosa fu messo in conto al cliente? Come fu eseguita la manutenzione? Quello di cui il cliente barra cittadino avrebbe avuto bisogno. L'obiettivo di costruire questo quadro di conoscenze comuni è fare in modo che l'ultima vignetta e la prima siano comunicabili, se non simili, molto molto vicine tra di loro. Per fare questo, vi diamo un altro contributo, virgolettato perché non è farina il nostro sacco, ma l'abbiamo tratta dagli studi di settore, la documentazione di metodo, tutto ciò che dicono altri. Spesso e volentieri, quando lo dico io, quando lo dicono i colleghi, quando lo dice, vale quasi zero. Poi lo dice qualcun altro, miracolosamente questo diventa oro. Ci siamo permessi di mettere tra virgolette, poi scoprirete che invece è farina il nostro sacco. Le analisi non devono stare nei piani. I piani hanno le loro analisi, quindi il progettista farà anche le sue analisi. Ma la conoscenza condivisa del territorio, il conferimento di senso e di valori al territorio non può essere fatto ogni volta in maniera diversa per ogni atto pianificatorio. E non può essere scambiato con la produzione di valore, proprietà tipica della pianificazione. Il piano deve poter essere verificato rispetto a una conoscenza fondativa che lo precede. Noi costruiamo questa parte fondativa, un punto di riferimento rispetto al quale poi il piano verrà valutato. E lo costruiamo condividendo il valore e il significato che diamo alla città, ai suoi spazi, alle sue persone e alle sue opportunità. Rispetto a questo valore che noi assegniamo, ci aspettiamo che il piano ne produca un po' di più. Però per poter dire un po' di più ci deve essere il punto di partenza. L'altro aspetto è anche di carattere economico. Molte amministrazioni, tutte direi prevalentemente, investono ogni volta soldi, risorse, anche abbastanza ingenti, nella costruzione di quadri conoscitivi. Quello che vorremmo poter fare adesso non è sostituirci al lavoro poi di chi dovrà approfondire e fare un'analisi, però almeno cominciare a dare una struttura a quelle che sono le analisi, perché di volta in volta possono essere arricchite col minimo sforzo, approfondendo più che rifacendo tutto da capo. Quindi vorremmo poter condividere un testo unico, l'abbiamo chiamato così, in cui vediamo anche come evolve il valore che la popolazione dà al significato di alcune situazioni e lo monitoriamo anche questo. Mettiamo a sistema tutte le ricerche, le indagini e le analisi, e le abbiamo molte elencate anche insieme in quel capitoletto che si chiama i saperi, e le mettiamo una volta per tutte nella stessa, non allo stesso calderone, ma in una cornice che dia il giusto valore a tutti i contributi. Cosa faremo di questo testo unico? Lo componiamo e sarà organizzato non con delle sbrodolate di testo,
il termine non è quello proprio appropriato, ma non ne ho trovato un altro. Lo organizzeremo per schede facilmente consultabili, in cui i saperi che abbiamo messo sul piatto noi siano insieme con lo stesso valore di quelli che sono gli approfondimenti tecnici che stiamo tracciando e mettendo a sistema. Tutte le indicazioni che abbiamo condiviso insieme, oltre a quelle che emergono anche delle analisi, quelle socio-economiche, dei piani di zona, di tutto ciò che stiamo mettendo a sistema, sia insieme anche agli indicatori, quindi a quegli indicatori che noi vorremmo poter utilizzare non solo per monitorare la redazione del piano, ma anche per poter valutare poi i suoi effetti. Quello che ci aspettiamo lo dobbiamo in un qualche modo poter vedere o perlomeno vedere, in alcuni casi anche misurare. Questo verrà adottato in giunta, quindi con un atto formale che avverrà ovviamente il prossimo anno, anche perché noi stiamo recependo adesso, entro il 30 di dicembre si chiuderà l'analisi socio-economica e vorremmo poter mettere tutto assieme appunto all'interno di questo testo unico. Gli esiti di Pordenone più facile, gli esiti dell'analisi socio-economica e questo bilancio urbanistico e ambientale che stiamo componendo con il settore pianificazione. Questo testo unico conterrà anche un monitoraggio, lì c'è una sigla, non piacciono le sigle, ma valutazione di impatto sociale del piano, è una tecnica abbastanza simile alla valutazione ambientale strategica che è più conosciuta. In questo caso vorremmo introdurre anche la valutazione sull'impatto di questo piano sulla vita, se non di tutti, della comunità, per quelli che sono gli aspetti, i temi, le questioni che abbiamo elencato e condiviso all'interno di questo quadro, affinché possiamo sì vedere quanto è fatto bene, ma anche quanto bene fa alla città e alla comunità rispetto a un punto di riferimento che abbiamo costruito. La redazione del progetto di piano, ufficialmente in un momento pubblico, voi vedrete l'amministrazione consegnare questo testo unico ai progettisti che vinceranno il bando. In questa consegna chiederà ai progettisti anche di presentare il metodo con cui andranno ad affrontare la redazione del piano. Loro attualmente è in corso l'istruttoria, quindi la commissione per la valutazione dei concorrenti che ambiscono all'incarico di questo piano, è una valutazione su metodo, quindi ciò che hanno consegnato è una proposta metodologica in cui la richiesta del bando nel pomeriggio vi verrà spiegato ancora meglio, è proprio quella di dire tieni conto che stiamo facendo questo percorso, tieni conto che stiamo confezionando tutta una serie di materiali, in che modo tutto questo entrerà nel processo di redazione del piano che tu vuoi mettere in campo. Lo verranno a dichiarare pubblicamente, li conoscerete, li conosceremo, sapremo in un qualche modo come affronteranno il piano. Tutto ciò non sarà sufficiente, quindi lo accompagneremo con questi workshop di accompagnamento che ci permetteranno di stare sul pezzo, di stare sia per vedere man mano come evolve l'approfondimento dell'analisi, ma l'evoluzione anche degli scenari. Grosso modo verso giugno noi saremo nelle condizioni di poter valutare, avere di fronte degli scenari di carattere progettuale, quindi avremo delle ipotesi progettuali da valutare assieme. Nella seconda parte dell'anno invece c'è proprio andare a fuoco sul piano e la redazione specifica di quello che poi sono le componenti strutturali e operative del piano. Questo è tutto per il momento come sintesi.